soppa e con la soppa. Amici, amici e appassionati di calcio, benvenuti a una nuova puntata del Salotto del Calcio regionale. Oggi abbiamo un ospite eccezionale, un ospite speciale, un ospite che al giorno d'oggi al fantacalcio lo pagheremo tanto, lo pagheremo tanti fantamilioni, perché pensate, è un attaccante che ha fatto oltre 630 reti nella sua carriera da calciatore. Quindi preparati, perché oggi è veramente una puntata speciale e soprattutto è una serata del Salotto del Calcio regionale, perché questo nostro ospite, questo attaccante, ha giocato anche per la maglia rossoblu, la maglia del Chiasso, regalando anche una storica promozione ai tifosi ricchi. E direi, lasciate la presentazione. Benvenuti a tutti anche da parte mia al Salotto del Calcio regionale. Lo avete capito, siamo in compagnia di un ospite eccezionale che provare a etichettare non è facile, quindi partiamo subito da un nome e cognome: José Altafini, che ha contribuito a scrivere la storia del calcio mondiale, internazionale, europeo, italiano, anche svizzero. Benvenuto José. Grazie, benvenuto, molto volentieri, perché dicono, c'è un proverbio che dice che l'assassino ritorna sempre sul luogo del delitto, no? Sono tornato volentieri, guarda. Siccome lui fa calcio regionale, voi fate calcio minore, io voglio ricominciare a giocare da bambino. No, veramente, sono contentissimo di essere qui, ho accettato volentieri questo invito e devo dire che Chiasso mi è rimasto nel cuore, perché ho passato dei momenti molto belli. Su quello ci torniamo, sulla parentesi rosso-blu, ci torniamo più avanti. Hai parlato tu, il José bambino, è partito dal Brasile. Che ricordi hai del José bambino che probabilmente sognava di fare il calciatore? Io sono nato in una città che era, allora era 180.000 abitanti, no? E c'era una squadra di Serie A che era il 15 di Piracicaba, e la mia squadra che era amatoriale, che era Clube Atletico Piracicabano, che ha un po' il colore del Chiasso, che era il tricolore di Piracicaba. E io ho iniziato da bambino a giocare lì. Prima poi a piedi nudi, poi giocare lì nella squadra dell'Atletico. E il mio sogno tutte le sere quando andavo a dormire era diventare un calciatore della mia città. Questo non è stato possibile perché Dio mi ha dato di più, mi ha fatto diventare un calciatore di Serie A. Da lì sono passato a San Paolo nei Palmeiras e ho fatto tutta una gavetta di poco tempo, perché poi avevo 17 anni, a 18 già ero in prima squadra. Sì, l'esordio nel Palmeiras è arrivato nel 56 a 17 anni, sì. È stato anche un record storico della società. In quel debutto c'è stata subito una doppietta, quindi subito sì, ho fatto capire un po' di che pasta era fatto Altafini. Guarda, io ho giocato pochi anni nel Palmeiras, perché sono venuto subito in Italia, perché nel 58 il Brasile divenne campione del mondo. E sono passato subito dal Palmeiras al Milan e mi rallegra molto, sono orgoglioso di sentire che loro sono dentro dei più grandi giocatori del Palmeiras. Oggi è una squadra fortissima, campione del Sud America, campione intercontinentale, e devo dire che è stato veramente bello. Ho esordito con una squadra contro una squadra argentina in amichevole, abbiamo preso 5-1. E io ho fatto il gol dell'1 a 5, ho pianto come un bambino perché non ero abituato alle sconfitte. Hai parlato che al Palmeiras sei rimasto poco, però hai comunque fatto 85 gol in sì. 114 partite, quindi comunque qualcosa di fenomenale. È la cosa bella, scusa se ti interrompo, che ogni anno loro fanno la classifica di migliori giocatori di tutti i tempi, io sono sempre dentro. E in quei 85 gol c'è anche una doppietta contro il Santos di Pelé in una partita clamorosa, terminata poi 6-7 per gli avversari. Dicono che è la partita più bella del campionato brasiliano. Noi perdevamo di 5-2 nel primo tempo, il nostro portiere è uscito in lacrime, non ha voluto più entrare in campo. Siamo tornati in campo, abbiamo fatto 5 pari, 6-5, e abbiamo preso 7-6 negli ultimi 10 minuti. Una partita clamorosa. E devo dire che purtroppo, disgraziatamente, sono morti 3 persone di infarto. Tra l'altro era il Santos di Pelé, quindi è un altro calciatore. Sì, Pelé ha fatto anche lui, non so. E chi ci ha fregato gli ultimi 2 gol è stato Pepe all'ala sinistra. E poi c'è stato il passaggio in Italia, dove poi Altafini è definitivamente esploso, è diventato il grande Altafini. Il Milan fu il primo club a mettere gli occhi su di te, giusto?
Ma io guarda, sono stato fortunato perché il Brasile prima di andare in Svezia fece un passaggio in Italia e abbiamo giocato a Firenze perché era l'addio di Julinho Botelho, giocatore alla destra della nazionale brasiliana, e poi abbiamo giocato anche con l'Inter a Milano, due partite abbiamo fatto. E io ho fatto due gol a Firenze e un gol in rovesciata a Milano e lì naturalmente il Milan mi ha visto giocare, si vede che con la rovesciata è stata la mia fortuna. E lì ha messo mano al borsello e si è assicurato José E sono Altafini. costato tanto, a 103-140 milioni di lire all'ora. Che attualmente sono 70.000 euro, quindi all'epoca erano tanti, se pensavo adesso sono 100, no, pochi. mili 6 milioni, si ha ragione. Ad oggi in realtà sono pochissimi. Però veniva da un record dal giocatore Jepson nel Napoli che era 110 milioni, io avevo battuto con 140 milioni. Tanto per Però so cambiare che un nuovo no, non è così. Sono pieno di record. Fatto sta che poi Altafini al Milan si presenta subito in pompa magna, 4 gol alla Juve, 4 nel derby, vinci la classifica di capocannoniere. Che ricordi hai di Ma io quell'esperienza? mi hai fatto bene a ricordare perché io non ho mai letto che un calciatore ha segnato 4 gol contro 3 squadre grandi come l'Inter, la Juventus e il Santos. Perché il Santos avevano fatto 4 gol anche loro. E è stata una cosa veramente molto bella quella lì. Con l'Inter abbiamo ingaggiato dei derby favoloso. Era brutto perdere contro l'Inter. Però per loro era brutto perdere Sì, contro il Milan. è la stessa cosa, sì. E a proposito di record, Altafini ha vinto due scudetti con il Milan e poi hai dato il là all'inizio della storia rossonera in Champions League. Allora, ti devo dire una cosa, che raccontavo l'episodio, che noi siamo passati dall'Italia, no? Il soggiorno a Milano, prima di giocare con l'Inter, c'era la finale di Coppa dei Campioni del Real Madrid-Milan, nel 1958, era maggio del 58. E ho visto questa partita, una partita bellissima, il Real Madrid ha vinto 3-2 col Milan, ma una partita veramente bella, erano 2-2 poi il Real ha fatto gol del 3-2. E io ho visto questa partita e mi è rimasto un po' impressa. E poi naturalmente venendo in Italia, abbiamo vinto il campionato e siamo stati la prima squadra italiana che ha vinto una Coppa dei Campioni. Io ho battuto il record lì, che è un record che ancora esiste oggi, perché io ho fatto 14 gol in 9 partite, che oggi ci sono molto il triplo di partite e nessuno aveva battuto questo record. Forse solo Cristiano Ronaldo, No, dicono. ma lui ha fatto 20 partite Più quasi, partite, sì. più Io partite. ho fatto 9 partite, 14 gol, è un bel record anche quello lì. Poi abbiamo battuto anche il record perché ci sono giocatori che hanno fatto 5 gol in Coppa dei Campioni, no? Come Messi e altri. Io ho fatto anche io 5 gol. C'ha tutto lui, Dappertutto. ma noi non siamo abituati a avere su queste poltroncine uno che ha vinto Scudetti e Champions League. Raccontaci un po' cosa provi quando poi sollevi la Coppa. Allora, io devo dire una cosa, sono rimasto molto male negli anni perché. Io avevo 18 anni, Pelé aveva 17, no, io avevo 18 anni, no, 19 anni e Pelé 17. Pelé era un po' più inquadrato come persone. Io ero ancora bambino, io non dico che giocavo con le bambole, perché sennò tu pensi male. Io ho giocato, ho vinto questo campionato, ma non mi sono reso conto. Io vedo tutti questi festeggiamenti intorno così, sembrava una cosa normale. Poi oggi quando vedo alzare la coppa, girare il campo, fare i festeggiamenti, provo solo un senso di angoscia perché l'ho fatto anch'io, ma non ho fatto quello che fanno loro, che è la soddisfazione. Te ne rendi conto Me ne rendo conto forse dopo? dopo. Tra l'altro, se non sbaglio, in quella finale E come tu hai contro. lasciato una bella donna, poi c'è una cosa che è bella dopo, non è con paragone. Se non sbaglio, in quella finale contro il Benfica, sotto di 1-0 alla pausa del primo tempo. Doppietta in finale e vinto da 1 al Wembley, la prima punto storica c'è cioè il Champions League, se non sbaglio, quindi Sì, qualcos'altro di straordinario. vincevamo 1-0 perché Benfica era campione d'Europa allora, no? Che aveva vinto l'anno prima. Con Eusebio, tra Con l'altro, se non Eusebio, loro sbaglio. avevano la squadra 8º nazionale. L'attacco del Benfica era tutto l'attacco del Portogallo. E zitto, José Augusto, Eusebio, Torres, Colunga e Simões. Tutti e 5 attaccanti del Portogallo.
e noi abbiamo vinto contro loro, loro vincevano 1-0, forse non ci credevano, non ci credevano. Devo dire all'onore di Vero che con l'una si fece male e ha giocato quasi tutta la partita zoppicando, per la verità. Però comunque non è con questo che nessuno cancella quanto no, no, assolutamente, specialmente appunto in un Wembley, comunque la allora, prima Coppa Campioni che poi il Milan poi tanto. Devo dire un'altra cosa che è successa quando ho esordito in nazionale. Io ho esordito contro il Portogallo in Brasile, la vecchia nazionale portoghese che erano fortissimi, e io sono entrato nel secondo tempo, il Brasile stava vincendo 1-0 e fece un gol per 2-0 e proprio sai il gol di 3-0. E mi ricordo che i giornali hanno detto, non è come oggi che ti esaltano, dico, ah, fenomeno, migliore, hanno detto, alta fine, una promessa. Serietà. Ci hanno azzeccato. No, ma è serietà, perché se diceva, ah, fenomeno, in Brasile era questa cosa che non lo facevano, allora, adesso non lo so. Adesso penso sia diversamente, appunto parlando proprio, abbiamo parlato un po' prima del calcio nuovo, calcio vecchio. Sì. All'epoca, cioè all'epoca un giocatore era forse un giocatore di calcio, adesso se un giocatore a 17 anni fa qualcosa di straordinario subito viene provato, fa un gol e diventa fenomeno nel mondo intero. Invece non è così, devono avere pazienza, perché che molti guarda, noi pensiamo che molte squadre, anche italiane soprattutto, comprano dei giocatori bravissimi, giovani, e poi li danno via e così esplodono da un'altra parte, perché non hanno pazienza. Con noi dobbiamo avere pazienza. Non mi hanno picchiato. Quello purtroppo è vero. Ma ti ricordi cosa ti disse Nereo Rocco dopo la vittoria o la pausa in quella mi finale? Ricordo, perché lui è venuto in campo, io ero la stessa male ora, e lui mi ha abbracciato e ha detto, perché sai, non si deve mai dire quello che dicono gli altri quando uno non ti conferma, no? Però la verità è questa, e lui ha detto, più bello abbraccio della mia vita. Allora, dopo ho avuto un'altra pace, però, fino a quel momento. E poi c'è stato il passaggio a Napoli. No. A Napoli, perché io con Milan, dopo 6 anni e mezzo, c'era il direttore sportivo che si chiama Gippo Viani. Io non parlo mai male di una persona che non c'è più, però lui mi ha fatto una guerra pazzesca. Guarda. Noi perdevamo la partita, lui entrava per giustificare il loro operato, lui diceva, abbiamo perso davanti a tutti, poi colpa di quello lì, sempre colpa a me. Tanto vero che un giorno, una delle queste volte, un giocatore ha detto, guarda che non mica solo gioca solo lui, e è rimasta lì una cosa così, mi ha difeso il giocatore. Chiaramente io dopo questa qui ero frastornato di questa vicissitudine così con questo tizio, che mi dava colpa, io non giocavo più tranquillo, no? Ho detto, voglio andare via. E allora il Milan mi ha venduto, doveva vendere la Juventus in cambio di un giocatore, di Belsellino 130 milioni. Ma è venuto a Napoli, ha dato soldi, mi hanno venduto a Napoli. E lì mi sono incontrato con Sivori, con Zoff e con tutti gli altri. E poi c'è stato il passaggio alla Juventus, poi sei riuscito... Anche lì mi hanno dato del cuore ingrato, perché ho fatto il gol contro il Napoli. Però la verità è questa qua, che quando io ero l'ultimo anno del Napoli, io ho fatto un contratto a gettoni, prendevo un tanto a partita, con la clausola che io a fine campionato ero libero. Okay. Allora, quando stava finendo il campionato, mi è venuto a contattare 5 squadre, una la Fiorentina, la Roma, la Sampdoria e la Juventus. Allora io in ultimo, poi quando ho già firmato la Juventus, mi è venuto Milan. Però cosa succede? Che io sono andato via, ma nessuno mi ha trattenuto. Poi mi hanno dato di cuore ingrato, ma io nessuno mi ha detto rimani qua, ti diamo una banana, una frutta, qualcosa. Niente, allora io ho scelto la Juventus perché tutte e 5 mi ha fatto veramente, sono orgoglioso di essere stato richiesto. Però la Juventus giocava in Coppa dei Campioni, io non giocavo da 7 anni, non giocavo. Sono stato 7 anni fuori dalla Coppa. E non è facile. La Coppa è importante, ti vede tutto il mondo. Ma ti ha ferito un po' quell'offesa al Tafini Coro Ingrato? Cioè, ma loro ha detto per amore, no? Amore, odio. Però non era giusto, perché io non sono andato via da Napoli. Poi io stavo facendo il mio dovere, certo. Perché io devo fare il mio gol. Guarda, ieri sera
l'altro giorno così ha giocato a Madrid e Paris Saint-Germain, Mbappé è già in procinto di passare per Real Madrid e ha fatto il gol della vittoria. E cosa doveva fare? Ha Certo. fatto il suo dovere, giusto? Girato Milano, girato Torino, girato Napoli, tre piazze sicuramente una delle tre piazze più importanti Chiasso del anche. chiasso dopo. Come si vive il calcio in Italia a quell'epoca? Napoli, dicono sempre che Napoli è un posto speciale. Napoli è una città che è tutto fuoco d'artificio. Tutta la mattina alla sera loro parlano di calcio, tu non puoi, cioè non puoi vivere, non è sempre solo cattivo, non dai pace perché è pieno di gente così. Io immagino Maradona cosa è passato. Però noi nel nostro tempo con Sivoli, eccetera, noi abbiamo portato allo stadio 80.000 persone ogni domenica e 10.000 fuori. Quando abbiamo iniziato lì avevamo 80, oggi Napoli non ha 80.000 o 60.000, noi avevamo 80, 20.000 persone in più. Alla domenica era una festa nazionale, si fermava tutto, era tutto il calcio. Com'è che si viveva? Si poteva andare in giro per la città o era troppo difficile? No, dipende dai quartieri che andavi. Se andavi in centro la gente ti fermava, tutto quanto, ma non era come andare un po' in periferia perché allora bloccavano tutti. Immagino. Ma è molto bello questo perché tu hai una visione di una festa continua, capito? Io sono stato benissimo a Napoli, mia moglie piace Napoli, però quando sono andato via da Milano, che è una vita tutta così, andare a Napoli che è tutto tarallucevino Ma sei poi tornato a è Napoli dopo? dolore. Alcune volte sì, ma siccome non mi hanno detto qualcuno per strada, ecco, ringrazio, non sono più andato. No, era fastidio. Eh beh, immagino non sia Ma hanno facile. fatto la stessa cosa con l'Higuaín. Certo, Napoli è proprio una Ma lui ha piazza fatto. Oh, riconosciuta. l'Higuaín è stato venduto per 90 milioni, no? Io non sono stato venduto, io sono andato via, ma nessuno mi ha dato tutto. Una Non è sorpresa. il problema. Un gesto potevano farlo. No, guarda, io a Napoli vivevo benissimo, meraviglioso, tutto. Ho fatto le vacanze qualche due, alcune volte a Ischia, quando c'era ancora spiaggia, adesso ce n'è poca. E giusto per aggiungere qualcosina in più al curriculum di José Altafini, tu hai giocato sia con la nazionale brasiliana, hai vinto pure un mondiale, chiudiamo la parentesi, e anche con l'Italia, con la nazionale italiana. Allora, qui devo raccontare un episodio, cioè, per quale motivo io ho giocato con l'Italia. Perché in Brasile i giocatori che giocavano all'estero non li chiamavano per la nazionale. Ok. Tanto è vero che noi quando siamo passati a Firenze con la partita famosa, Juninho era più forte alla destra del Brasile, Garrincha non era ancora esploso. E allora il Brasile non lo chiamò. Lui è rimasto, era tristissimo quando l'abbiamo visto a Firenze, che lui hanno chiamato un'ala destra del Flamengo, insomma, Joel. Ma lui, no, Juninho era più forte di tutti. Anche Garrincha non era ancora Allora. Garrincha. E allora cosa succede? Che lui, quando i giocatori erano fuori, non chiamavano, io sono venuto in Italia. Io ho vinto il primo mondiale, quando si è passato 2 anni, allora io ho cominciato a pensare se il Brasile mi chiamava o no, ma c'era questa regola che non chiamavano. Allora mio zio, che era mi curava un po' gli affari, è andato alla federazione a chiedere se io sarei stato convocato nel 62. E allora ha detto di no. Da lì il passaggio Allora all'Italia. io sono rimasto impallinato perché cosa faccio? A mia età, giovane, ho vinto un mondiale e non posso essere chiamato. E se io fossi stato chiamato, io vincevo 3 mondiali. Giocando o non giocavo, vincevo 62 e 70. Perché Pelé ha 17 anni, io avevo 19. E queste sono cose. Poi c'è una cosa che questo mi ha angosciato molto perché a giovane non giocare più mondiale dura. Questa la FIFA poi ha detto che chi avesse giocato in una nazionale non poteva giocare nell'altra. E così è stato. E devo dire un'altra cosa che mi ha angosciato molto, una delle tristezze mie, che io quando sono nato in Brasile un allenatore ha visto la fotografia del Torino nella sede del Palmeiras
il dottor Somiglia Mazzola, come è stato chiamato Mazzola. Grande Torino. Allora, io ho portato il nome di Mazzola con grande orgoglio, con rispetto, tutto quanto. Però, quando sono venuto in Italia, mi hanno tolto il nome, mi hanno messo Altafini. Allora, voi se pensate una cosa, se Pelé veniva a giocare in Italia e lo chiamavano Edson Arantes, ho dovuto ricominciare tutto da capo io. Capito? E è una cosa che mi ha angosciato molto in questo. Non perché per il nome di Mazzola, perché non avevo il mio nome che dava. È come io faccio una vinco mondiale, divento famoso in Brasile, non dico nel mondo, in Brasile, e poi vengo in Italia con il nome di Mazzola e mi tolgono i miei altri figli. Che devo fare? Però sei riuscito lo stesso a farti rispettare a son di gol. Sì, ho dovuto ricominciare tutto da capo. Certo. Tutto è vero che una volta sono andato a fare un allenamento con nel Mala, che ero in vacanza lì, e mi hanno detto, ma tu sei Altafini, ma quello Altafini? Un giocatore che non mi conosceva. Ma tu eri uno che comunque si prestava alle foto, agli autografi, oppure... Beh, ancora oggi, io non dico esagerazione, ma una 10 o 12 fotografie al giorno li faccio, per le strade. Se sono per strade, sono a casa, no. Però io sono abbastanza disponibile. Tranne quelli che magari una volta sono entrato in un bar a Milano e stavo bevendo un caffè e c'è un tizio là che sta armeggiando col telefono e dice sì, pronto, sì, io sono qui che sto bevendo un caffè a Altafini. Ma non è vero, io sto da solo. Hai capito? E poi c'è stato il passaggio in Ticino nel Chiasso, dove sei comunque ancora ricordato con molto piacere. No, io ho lasciato degli amici qua, e l'unico rammarico mio era non poter aiutare, non aver potuto aiutare Chiasso a salire. Comunque guarda, peccato che non li ritrovo più questi amici di una volta, però Chiasso mi è rimasto nel cuore. Sono venuto qua piano piano a giocare in Chiasso. Comunque guarda, è una cosa meravigliosa. Mi ricordo degli episodi qua. Una volta siamo andati a giocare nella Svizzera tedesca e siamo andati al ristorante prima della partita. Io ho guardato cosa mangio, tu dico io mangio questo. Abbiamo dato un menù tedesco. Io dico io mangio questo qua. E dico, no, questa è la padrona del ristorante, mangia il trucco. Forse Altafini non lo sa, quando un ragazzo di Chiasso viene, pensa un po' al Chiasso, magari va un po' in giro a vedere, vengono accostati sempre due giocatori al Chiasso, Rafael e Altafini, che va comunque a essere nella storia comunque nel Chiasso, nonostante appunto... Ma no, non è Chiasso, io te l'ho detto prima, mi è dispiaciuto molto non essere avuto aiuto, però essere ricordato mi fa molto piacere, sono contento. Avrei voluto fare non so che cosa, ma non, più di così non potevo fare. A me dicevano sempre che Altafini in campo era una cosa straordinaria, magari... Ho fatto 14 gol, no? Esatto, magari era lì che magari non correva più tanto, ma quando toccava palla era lì. No, quell'anno lì, ti dirò di più, è l'anno che io sono venuto a giocare nel Chiasso, ho fatto 14 gol, no? E noi abbiamo perso una partita con le Tuarca Rugi, stavamo vincendo 1-0 al primo tempo. E l'arbitro ha segnato un rigore alle Tuarca Rugi. E no, c'è stato un battibecco in aria così, io ho detto ai ragazzi lasci stare che noi vinciamo, e vincevamo questa partita perché eravamo più forti in quel momento. E il nostro centro mediano, che tra l'altro abitava qua vicino, non so se Ballero, non so, gli ha dato un cazzotto nell'abito, poi alla stessa, capo. Lui è stato radiato a vita e noi abbiamo preso poi il campionato. Ognuno ha preso il suo. Prima abbiamo parlato di Napoli e degli 80.000 tifosi allo stadio, che adesso nonostante era una cittadina con non tantissimi... c'era tanta gente però. Lo stadio era sempre pieno, mi ricordo lo stadio, quando sono delle foto era tutto bello pieno. Che emozione faceva comunque a Chiasso appunto in un piccolo paesello poter portare tutto a stadio. Ma guarda, io devo dire una cosa, il pubblico è molto importante per un calciatore. Se non c'è nessuno, io ho giocato una volta col Chiasso in Finlandia, non c'era nessuno, neanche l'allenatore non c'era loro, non c'era pubblico. Hanno fatto un allenamento, dico loro. Però... Chi ama il calcio, gioca il calcio con uno o con milioni di persone. Però io a Chiasso c'era tanta gente, mi sono divertito, tutto benissimo. E poi coi gol e coi fatti hai dimostrato che a Chiasso non eri venuto a passeggiare. No, non sono venuto a svernare. No, perché comunque io ricordo, ho letto
che la Juventus ha offerto anche il rinnovo. No, dopo che sono venuto a Chiasso, sono andato a vedere una partita, perché noi già come sabato, no? Io la domenica abitavo a Torino, dovevo vedere la partita di Juventus. E l'avvocato Agnelli ha detto, ma perché tu hai smesso? Perché non hai firmato un altro anno? E ho detto, adesso ve lo dici. E di tantissimi compagni di spogliatoio avuto, ce n'è uno che ti ricordi con più piacere, che un qualche aneddoto, curiosità? No, aneddoto no, ricordo uno che mi è mancato da poco, che avevo frequentato, perché i giocatori di calcio pochi si frequentano dopo quando hanno giocato insieme, come quelli che vai in vacanza nel villaggio, prendi il telefono di tutti e quello li telefona più. Io avevo un rapporto con Francesco Morini, che è mancato qualche mese fa. E molta tristezza, perché eravamo amici, poi uscivamo insieme, vacanze insieme. Tutto. Ci sono dei giocatori che si diventano amici così, famiglia, tutto quanto, ma io con gli altri calciatori non ho avuto, ho avuto contatto. Telefono a qualcuno così ogni tanto, a quelli che mi sono, parlo con Sormani, ho telefonato al povero Anastasia fino a che qualche mese prima che venisse a mancare. Però non ho un rapporto, ci sono alcuni calciatori che mi chiamano, che ci parliamo ogni tanto. E poi nel post carriera di Altafini c'è stata tanta televisione, tanto sì, divertimento anche. Ma vedi, io lavoravo con una televisione privata a Milano, che si chiamava Sette Alto Milanese. E a un certo punto io lavoravo lì con Luigi Colombo, che era quello che poi... E lui lavorava lì, un giorno mi chiama e dice, senti, c'è da fare una partita di torneo dei juniors a Monte Carlo e potreste andare a fare i commenti a due voci, no? È stato lui che ha creato due voci, okay? Nessuno lo faceva. Io sono andato lì, ma io dico, chi è il telecronista? È un giornalista della Monte Carlo. E sono andato, questo qui non aveva mai fatto calcio. Lui era un giornalista proprio. E allora, durante la partita, e lui visto due o tre svarioni, tra uno di questi dice, ecco che avanza il giocatore e fa un pallonetto raso terra. Io sono rimasto così. Allora sono tornato, Colombo mi disse, guarda, dopo un po' dice, guarda, c'è un'altra partita. Poi mi dice, no, io vado, ma sei con il telecronista, dico, guarda, che sono le figure che facciamo. Allora è cominciato a venire lui e da lì è nato il duo che faceva il duo telecronica. Io da telecronica e da televisione ho imparato molto da compianto Beppe Viola. Beppe Viola era un attore, un giornalista, ma attore. E io copiavo molto di lui, mi piacevano molto le sue cose. E poi ho imparato molto dai telecronisti brasiliani, perché i telecronisti brasiliani raccontano una partita ma con allegria. Racconto anche una barzelletta durante. Sì, no, effettivamente i brasiliani... Quando... No, e allora è una cosa molto bella. In Italia non erano molto abituati a questo tipo di cose. Perché io quando ho gridato Golasso per la prima volta, o due o tre volte, un tifoso ha telefonato alla rete dicendo che non devo dire parolacce. Che vuol fare? Hai parlato di Golasso, possiamo dire che nei tuoi 630 gol che hai fatto, quello contro il Torino di rovesciata è stato forse uno dei più belli? Mi ricordo, stop con la testa, palla che alza, rovesciata. Sì, è stato un gol importante perché noi eravamo 1-1 e ho fatto il gol della vittoria. Però non è stato il gol più bello quello, okay. Ho fatto altri gol più bello che ce l'ho nel filmato, un giorno lo faccio vedere a voi due, sì. A voi tre anche a Paolo. E tra l'altro questo del contro il Torino l'ho proprio visto su YouTube. Ma sai cos'è? C'è un aneddoto su questo fatto qua. No, c'è un episodio, un aneddoto. Allora, io ero in aria, al primo tempo vincevamo, no, era 1-1 la partita, no, mi pare. E io ero in aria e c'era il centro mediano di Torino, senza fare nome, che mi dava sempre gomitata, no? A un certo punto una delle cose, che era un corner per noi, e io ho reagito, ho fatto così, lui si è buttato per terra. Giù la confusione, i giocatori così vanno dall'arbitro e l'arbitro prende tutti i giocatori insieme e vanno dai guardialini, no? Chiedere se lui ha visto qualcosa. E vanno dai guardialini, io sono rimasto lì in aria, ho detto, beh,
per me è finita. Allora vanno lì, tornano tutti quanti, parlano con quelli, tornano tutto sto gruppetto di persone, vengono in aria e danno il cartellino Rosso Benitez, vediamo. Questo piaceva, dice, ma io non sono stato io. Dillo che non sei stato noi, non dico niente. Episodio questo, perché è legato al gol della rovesciata, sì, che non sono stato espulso. Possiamo dire che quando giocavi a calcio te era ancora il calcio, era il calcio vero, il calcio della gente. Adesso purtroppo il giorno d'oggi il calcio è diventato tanto business, è diventato tanto, tanto show. Quando giocavi te il calcio... Era poetico. No, devo dire questo, che molta gente, no, molti quelli che non capiscono, dicono che il nostro calcio è molto... E noi eravamo meno veloci di loro, noi non era singolarmente eravamo veloci più di loro anche. Era il calcio che era lento, era il rallentamento della palla, guarda. Oggi noi tutto velocizzato, no? Sono bravi perché si allenano per quello. Cosa pensi un po' del calcio di oggi? Vediamo come abbiamo accennato prima, trasferimenti che costano veramente fuori di testa, vediamo che la vita del calciatore adesso è solo esclusivamente calcio. Ma sono colpa dei dirigenti, della federazione, delle cose. Non può un giocatore, guarda, io tantissimi anni fa io dicevo che un giocatore non valeva più di 4 milioni, no? Oggi i giocatori guadagnano, non so, 30, 40 milioni. Sentivo la radio che Pogba doveva venire alla Juventus, che lo vogliono, però dicono che lui ha un contratto molto alto di 14 milioni. Ma ragazzi, 14 milioni. Neanche una squadra di Serie B spende una squadra, ha un budget così. Allora, non solo questo che ha rovinato, loro devono mettere un tetto, qualcosa, ma sono i procuratori. C'è un giocatore, allora, Rabiot, il giocatore della Juventus. La mamma, la sua procuratrice, ha preso 10 milioni. Ma stiamo scherzando. Oggi i giocatori cosa fanno? Mettono la moglie come direttore, come agente, mettono il fratello, il cognato, e così loro prendono i soldi. Io trovo che qui devono regolarizzare questa cosa qua. Che però non è così semplice anche da... Devo tornare indietro. Ah sì, troppo... Io non sono... Io ti dico una cosa, Ricky, io non sono invidioso. E Dio mi ha dato un dono che io sono grazie a Lui. Io non sono invidioso, non sono geloso, non ho invidia, guarda, non ho niente di questa cosa qua. Quando vedo... Io quando ero bambino, ero povero, no? Anche cambiando sui pantaloni. E vedevo passare una macchina che era tutta americana, con i ricchi, no? Io li ammiravo, io non li sapevo, ah, bastardo, no, io no. Era bellissimo vedere queste cose qua. E c'è mai stato un rimpianto, un rimorso in tutta la tua carriera? Sono alcune, sì. Nel calcio sicuramente io potevo fare molto di più. Se fossi stato un po' più uomo e non bambino, sicuramente avrei fatto un sacco di gol in più, avrei giocato di più. Però rimane sempre col neo lì di Altafine e Mazzola. Beh, Flavio, siamo in conclusione. Non so se tu, da tifoso rosso-blu, fra quanto arriverà... Mi darà una maglia. Quella assolutamente sarà fatto. No, per me è grande... Perché manca solo la maglia del Chiasso. Quella arriverà. No, da parte di un grande onore comunque appunto avere la possibilità di essere qua in questo nostro salotto con un giocatore del genere. Un giocatore che mi ha colpito adesso, mi ha detto, io comunque non ero geloso, penso che tanta gente deve essere invece geloso di Altafini. Perché no, prima, non credo. Hai una marea di record, hai 17 anni, c'è il record, hai quei record, dei record. Sei consapevole che comunque rimarrai nella storia del calcio con Altafini? Mi fa piacere, guarda, io adesso sto facendo una raccolta, voglio fare un libro solo di fotografie, con la didascalia sotto, perché io ho già fatto alcuni libri, però non è che mi piaceva tanto farlo. Volevo dire agli amici spettatori, voi conoscete Olivone? È un paesino, no? Sì. Guardate cos'è questa bibita qua. Non vedete che non sembra che ho 40 anni. Alla fine mi sembra di capire che ridere è la cosa più importante al giorno d'oggi. Il ridere? Poter andare in giro, divertirsi. È una roba. Guarda, io ho la fortuna di ridere perché è un'eredità di mia mamma. Mio papà era uno chiuso così, ma mia mamma rideva sempre, scherzava. Grazie a lei io ho questo carattere. Fantastico. Ricky, però le sorprese non sono finite qua.
Adesso portiamo Altafine su un campo da calcio dove ha fatto sognare tanto, meglio campo. Ma da giocare no, giocare campo, no. Il campo era diverso, però lo portiamo dove ha fatto innamorare tanti ragazzi del calcio. Quindi state che adesso sono tutti novantenni. Ma no, scherzo, dai. Scusa, ok, ma una maglia del calcio mi fa molto piacere, sono contentissimo. Vedremo quale sarà la sorpresa per José Altafini, noi ve la mostriamo fra pochissimo. Per intanto grazie di essere stati con noi, di averci seguito, grazie anche a Giuseppe. Grazie a voi. E grazie al nostro Flavio, grazie al nostro Marga TV. Appuntamento a brevissimo. Alla prossima. Grazie mille, è stato un onore. Bene, ci siamo venuti a fare un filmatino qua. Sì, sono venuto il tuo compagno di squadra, Giorgio Schinelli. Ma vero? Ma saluti. Abito io, sto morito. Sta bene? Sì. In pensione? Sì, sono in pensione. Giorgio. Ma si ricorda le cose? Allora, amici, noi siamo qui a Chiasso. L'assassino ritorna sempre il luogo del delitto. Sì. È vero che è così? Sì. E allora io sono venuto qua. In questo campo qua, il primo anno ho fatto 14 gol. Abbiamo perso un campionato che stavano già vincendo, purtroppo. Mi ricordo benissimo, ho un grande affetto per il Chiasso. Tanto è vero che mi hanno regalato anche la maglia, che mi mancava. Grazie a te. A lei, grazie, ci teniamo a ringraziare. Ciao, e a dare il bentornato a una leggenda come José. Mi raccomando, allora fai questo appuntamento. Assolutamente, okay, io lo organizzo volentierissimo. Grazie, grazie. Gentilissimo.